Le lunghe attese, in cattiva compagnia prima degli esami. Il vicino di letto che si gira e rigira tra le lenzuola prima di addormentarsi. L'acre odore dei medicinali. Le corse improvvise delle infermiere con gli zoccoli lungo il corridoio. Il tormentoso suono del campanello nel cuore della notte. Le urla di tanto in tanto di qualcuno che soffre. La pasta scotta e la carne senza sapore e appena tiepida. Il bagno in comune. Il controllo della temperatura e il prelievo alle 5:15 della mattina. I rutti, i peti e i gargarismi del paziente accanto. I visi consumati e marci di molti malati, per la maggior parte vecchi e rugosi. L'angoscia per le analisi da fare. L'urlo delle sirene delle ambulanze in partenza o in arrivo. La finestra della camera che si affaccia su un altro reparto. L'iperbolico mimetismo dei dottori, l'assenza di colori, tranne il bianco e il rosso del sangue nelle provette. La gente in visita che ti guarda cercando di capire ciò che hai. L'annichilimento forzato di ogni desiderio. Questo è l'ospedale.